non è una cosa fatta soltanto per me, ma per tutti quelli che hanno avuto problemi cardiaci. Per vedere, per tenerli più aggiornati, penso, per monitorare proprio la situazione di queste persone, che, siccome sono stata operata al cuore, sostituzione della valvola mitralica con una meccanica, per insufficienza mitralica, io tengo semplicemente nota, tengo conto dei dati fondamentali che ho: la pressione, il peso, la saturazione. E frequenza cardiaca che è legata a questo. Ma bastava raccoglierli una volta alla settimana, per esempio. Però io, siccome non ho granché da fare anche a casa, una volta che ho cominciato a prenderli, ho detto vabbè, li prendo tutti i giorni questi dati. All'inizio li comunicavo semplicemente al marito, che sul tablet se li segnava e aggiungeva quelli giorno per giorno, volta per volta. E c'ho il marito che lo fa. E lui invece l'evoluzione tecnica l'ha seguita, è riuscito a seguirla, ce l'è appassionato, lui lo sa fare, lo sa, e lo fa e lo segna. Quindi il risultato è sempre lì. Poi venivano visti dall'infermiera, ovviamente. Perché in caso di bisogno mi avrebbe spinta a ricorrere al medico immediatamente. Secondo il mio punto di vista, è utilissimo perché praticamente dà la possibilità, prima di tutto, di memorizzare tutti questi dati e poi anche di poterli riprendere, divulgare, eccetera. E poi anche è semplice, secondo me, perché anziché usare pezzi di carta, annotazioni, eccetera, si inserisce nel tablet e dopo le persone delegate, esperte, possono valorizzare e sentire, perché c'è il collegamento con l'infermiera, col medico, mi sembra, e quindi ha una funzione molto efficace, insomma. Ma dà un senso anche di sicurezza, perché praticamente prima uno viveva in balia del tempo, diciamo, in questo caso invece essendo monitorato, ha un controllo costante, continuo, eccetera. Se c'è qualcosa, qualche parametro che va fuori dallo schema, c'è un intervento e quindi cioè, dà il senso di essere seguito, in parole povere. Il nostro progetto di progetto aree interne che riguarda la nostra popolazione, è stata scelta la zona del Tesino, qui siamo a Pieve Tesino, nell'ambulatorio infermieristico, è stato dedicato per accogliere i nostri pazienti per portare avanti appunto questo progetto che ha come obiettivo la proattività, ovvero individuare quali sono la nostra popolazione che può usufruire diciamo di un percorso di educazione per quello che riguarda tutte le malattie croniche. Spiegare ai pazienti cosa sono le malattie, l'importanza della gestione della terapia farmacologica, quindi conoscere i farmaci, saperli gestire, assumerli correttamente, quel che riguarda una corretta alimentazione, quindi un'alimentazione sana, varia e diciamo che comprende tutti gli alimenti che sono disponibili, e l'attività fisica, quindi consigliare ai nostri utenti di effettuare una regolare attività fisica. Abbiamo proposto la possibilità di pazienti con malattie croniche di venire in questo ambulatorio tutti i giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e poter effettuare un percorso di educazione. Quindi l'obiettivo principale è dare gli strumenti ai nostri utenti perché sappiano gestire la propria malattia, quindi autocura e autoefficacia, ma anche di riconoscere le modificazioni e di interfacciarsi immediatamente con il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta se parliamo di bambini e l'infermiere di famiglia e di comunità per intervenire prontamente, magari con un aggiustamento della terapia e quindi evitare peggioramento del quadro clinico oppure il ricovero. L'utente porta con sé un quaderno dove noi abbiamo scritto la terapia e il paziente può, se lo desidera, scrivere i parametri sul foglio oppure se lo desidera possiamo attivare l'applicazione Track Cardio, che è un'applicazione molto semplice, di facile installazione e di facilissimo utilizzo a livello domiciliare.
Alcuni pazienti, 8 tra i 18 che stiamo seguendo, hanno dato il loro consenso e stanno registrando chi quotidianamente, chi 2-3 volte in settimana, in base a come ci siamo accordati, stanno registrando i loro valori. La trovano comoda, non hanno trovato difficoltà nella gestione della tecnologia e comunque permette a me di controllare settimanalmente se ci sono delle modificazioni. Quindi direi che è uno strumento che può essere utilizzato in tutte le fasce d'età. Io praticamente accedo al mio tablet di lavoro dove ho l'applicazione TrackCardio, apro, ogni utente ha la sua videata e io entro e dei parametri che si possono inserire, che sono molteplici, vengono selezionati alcuni parametri, principalmente sono la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca, la saturazione e il peso, e vado a visualizzare il giorno e l'ora in cui il paziente ha segnato il suo dato. Posso visualizzare con che frequenza ha inserito i dati e il paziente ha la possibilità dal suo dispositivo di inserirmi dei sintomi se sono presenti, per esempio difficoltà respiratoria, gambe gonfie, e può anche contattarmi tramite chat. Io posso vedere dei messaggi e posso rispondere. I pazienti sono stati informati che questo non è un sistema d'emergenza, quindi qui è una comunicazione e un feedback sui dati, e sanno benissimo che se c'è l'insorgenza dei sintomi di aggravamento fanno riferimento direttamente al medico di medicina generale. È comunque un sistema molto veloce che ci permette di avere anche la possibilità di leggere un grafico e un andamento e quindi avere anche un'idea di come il paziente sta gestendo e ci sono dei miglioramenti, perché spesso abbiamo visto che alcuni pazienti che non rilevavano il peso adesso lo rilevano con la giusta cadenza e hanno ben capito che il peso è un dato interessante e quindi possono vedere anche loro come sta procedendo la loro malattia, quindi sono più consapevoli di che cosa serve il dato, per cosa lo utilizziamo e quando allarmarci. Come d'accordo con i nostri utenti, noi li contattiamo telefonicamente e chiediamo se associato a questo dato c'è stato appunto un peggioramento del respiro, del rigonfiamento degli arti inferiori, una stanchezza, una difficoltà a riposare, e di solito indirizziamo il paziente o a venire in ambulatorio da noi. Per esempio, io di solito li controllo il mercoledì, quindi se vedo che c'è un'alterazione chiedo al paziente di venire qui da me, facciamo una visita, rileviamo i parametri, facciamo un assessment, cioè ascoltiamo i polmoni, il cuore, controlliamo le gambe, e poi siccome abbiamo la possibilità di avere nelle vicinanze tutti i medici di medicina generale, chiediamo al paziente di essere visitato dal medico e quindi valutiamo la situazione prontamente. Beh, sicuramente dal punto di vista professionale è molto gratificante poter lavorare basandosi su un modello di educazione che serve comunque a portare la popolazione a una consapevolezza della propria patologia, ma anche sul prevenire tutte le complicanze a lungo termine, che sono comunque un costo sia di salute ma anche economico. I pazienti si sentono comunque presi in carico a 360 gradi, si sentono valorizzati e il riuscire a anche solo inserire dei dati in un'app dà comunque a loro una soddisfazione e un implementamento delle loro capacità, delle loro skills, che comunque è gratificante dal punto di vista anche psicologico. Vedo che i pazienti vengono volentieri in ambulatorio, non saltano gli appuntamenti se non per cause insomma di altra natura, perché essendo pazienti cronici possono magari avere concomitanti visite o altre situazioni. Noi cerchiamo di accordarci in base anche alle situazioni familiari, insomma di disponibilità, ma gli utenti vengono volentieri, portano la loro documentazione, discutono, chiedono anche dei feedback, e quindi vuol dire che stiamo instaurando un buon rapporto di fiducia che sicuramente porterà al raggiungimento degli obiettivi anche su larga scala, insomma su altri tipi di utenti come possono essere i bambini o i giovani adulti, sul quale la proattività e l'educazione ha un impatto ancora più importante sulla salute. Secondo noi più di così impossibile adesso, quindi è il massimo secondo me che può essere fatto, perché la gente si sente sicura, il paziente si sente sicuro. Sì, beh, è una cosa che fa stare anche tranquilli, perché siccome non siamo in grado di valutarci così esattamente cosa per cosa quello che ci succede, almeno se so che c'è qualcun altro di esperto che guarda questi dati, queste cose, valuta e può dirmi sempre, guarda, può darmi uno scossone, sta attenta, bada a questa cosa, sta attenta a quest'altra.